Autonomy is an illusion. Finalmente ci siamo, eccoci di nuovo qui su questo canale per il primo video del 2021 della serie Win to Survive, per il magnifico e stupefacente e stupenderrimo e tutto quello che vogliamo campionato della FX3 con le nuovissime Predators PC015Y. Motori Yamaha 900, anzi 850 per l'esattezza, 3 cilindri, 130 cavalli di potenza. Il peso è rimasto invariato, quindi rimaniamo sui 480 kg complessivi con il pilota a bordo. E ragazzi, rapporto peso-potenza che fa paura. Gomme assolutamente nuove, con le 240 al posteriore e le 180 all'anteriore come erano lo scorso anno. Tutto rinnovato, tutto cambiato per tutti e... carte in tavola ben che diverse rispetto allo scorso anno. Sicuramente si rimiscolerà tutto. Il livello del campionato quest'anno è altissimo. Ci sono tanti nomi che arrivano dal campionato dello scorso anno delle PC10, tanti nuovi nomi, quindi sarà tutto quanto da scoprire. Senza dilungarci troppo in chiacchiere, io direi che possiamo andare al primo turno di libere, dove abbiamo un po' rodato le gomme. E i problemi ovviamente non sono mancati, anzi, tanto che lo vedrete, abbiamo fatto pochi giri del turno, abbiamo giusto fatto in tempo a rodare le gomme.
e vabbè, quello che vi dicevo, insomma, abbiamo girato pochissimo, quindi mi dispiace, è un gran peccato perché avrei tanto voluto testare le gomme nuove che non conosco, quindi sì, purtroppo ci siamo dovuti fermare prima. Ma non arrendiamoci, c'è il secondo turno tra soltanto 2 ore, quindi lì, anzi, senza che ve lo sto a dire, ci vediamo nel secondo turno. Bagnata, pista che mi piace, gomma un po' più lenta rispetto alla Yokohama dello scorso anno, però a quanto pare non è malvagia, ha la spalla un po' più dura, quindi tende a far lavorare un po' di più il telaio della macchina. Lo scorso anno lavorava più la gomma, quest'anno sicuramente andrà a lavorare di più la macchina, quindi l'assetto deve essere un po' perfezionato in ogni cosa, mentre lo scorso anno magari poteva passare perché la gomma andava a sopperire le mancanze dell'assetto del telaio. I problemi che abbiamo avuto appunto nelle libere 1 si sono ripetute nelle libere 2, e adesso abbiamo giusto qualche ora per poterci sistemare al meglio prima del turno delle qualifiche. E adesso testa bassa, si lavora e ci vediamo in qualifica.
Niente, come non detto, è una maledizione. È uscita la catena, purtroppo l'asse giocava e questo spostamento volevo fare un tempo migliore nonostante l'asse che giocasse. Ci stavo provando, ci stavo riuscendo e invece purtroppo appunto sull'ultima variante mi ha abbandonato. Non fa niente, va bene così e niente ragazzi. Adesso ci dobbiamo mettere sotto a lavorare, a sistemare, perché sicuramente essendosi spostato tutto ci sarà da lavorare. Speriamo appunto di riuscire a sistemare tutto. Gara 1 è domattina alle 11, abbiamo molto tempo per lavorare, quindi testa bassa e lavoriamo, non c'è null'altro da fare. Questo video finisce qui, ma mi raccomando non perdetevi i video di gara 1 e gara 2 perché saranno due gare fuori di testa. Partirò dalla P10 perché vabbè, in qualifica era P11 ma c'è stata una retrocessione, quindi ho avanzato io di una posizione. Questa foto qui dietro di me è la foto di gara 1 e sono un po' in bagarre. Quindi torno a ripetervi, non perdetevi assolutamente per nessun motivo al mondo i video di gara 1 e gara 2 perché ci sarà da divertirsi. Ciao amici, a presto!